Il tema della disabilità è ormai una questione decisiva, non fosse altro che per i numeri. Negli ultimi anni gli alunni con disabilità sono aumentati a dismisura, ormai si sfiorano le 300.000 unità. I docenti di sostegno rappresentano esattamente un quarto del totale complessivo degli insegnanti in servizio. In queste ore Will Scuola fornisce alcuni dati che evidenziano quanto il problema sia rilevante. A suo tempo, per il 2021-22, il Ministero aveva autorizzato 113.000 assunzioni a tempo indeterminato, più di 30.000 delle quali su posti di sostegno. Ma a conti fatti le immissioni in ruolo sono state molte di meno. Sul sostegno si è arrivati a circa 14.000, considerando anche gli 11.300 docenti chiamati dalle GPS che dovranno però superare una prova selettiva a fine anno scolastico per essere assunti in via definitiva. Le cronache parlano poi di situazioni paradossali, come quella documentata dalla nostra redazione. 10 alunni con disabilità in una classe di 14, classe nella quale operano stabilmente 5-6 docenti di sostegno. Ma sentiamo cosa ci racconta in proposito la dirigente scolastica di questa scuola, sentita dalla nostra redattrice Carla Virzì. Se ci sono anni in cui sul plesso Nuova Masseria Moncada io riesco a fare solo una prima media, per intenderci, e mi trascino dagli anni precedenti una serie di coincidenze molto sfortunate, per cui mi ritrovo negli anni questo numero crescente di alunni che poi man mano hanno la certificazione e io posso andare a fare solo una prima media su quel plesso, È ahimè, chiaro che si ecco vanno a qui. concentrare là, perché l'alternativa quale sarebbe, dirigente, che lei chiede alle famiglie di spostarsi su altre scuole, su altri territori e non lo fanno? Non su altre scuole, questo non lo farei mai. Io potrei chiedere, cosa che ho fatto, di spostarsi su altri plessi della mia stessa scuola. Il problema è che tra un plesso e l'altro ci sono le tangenziali di mezzo. Certo, E perché dobbiamo segnalare anche questo istituto di cui parliamo è in pieno Librino, un quartiere popolare, anche molto isolato dal resto della città, perché appunto isolato dalle tangenziali. Quindi non dalle siamo al tangenziali. centro della città. Per cui io ho alunni i cui genitori, dove molte volte questo genitore è uno, per intenderci, non ha il mezzo per accompagnare, attraversare una tangenziale che non puoi attraversare a piedi. Ma non ci sono solo queste situazioni eclatanti, bisogna considerare anche situazioni diffuse, come per esempio quelle degli istituti professionali, dove ci sono scuole con percentuali di alunni con disabilità prossime al 10%. E poi c'è da considerare il fatto che una quantità non indifferente di docenti di sostegno non è specializzata. In questo anno scolastico intervengono poi anche altre complicazioni, a partire dalle conseguenze della sentenza con cui il TAR Lazio ha annullato il decreto 182 dei Ministeri dell'Istruzione e dell'Economia, che aveva istituito il nuovo modello di PEI. A causa di questa decisione del TAR, le scuole hanno ripreso ad utilizzare il precedente modello, cercando però di adattarlo alle indicazioni contenute nel decreto legislativo 66 del 2017, come peraltro aveva suggerito il Ministero stesso in una circolare di metà settembre. Per intanto, però, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dei due ministeri contro la sentenza del TAR, fissando al 25 novembre la seduta per l'esame di merito della vicenda. Ricordiamo anche che il governo ha predisposto un disegno di legge delega per regolamentare l'intera materia della disabilità.
ma bisogna anche dire che gli effetti concreti di questo nuovo provvedimento si potrebbero vedere soltanto nel 2024, nella migliore delle ipotesi. Ovviamente su tutto questo noi continueremo a tenervi aggiornati, quindi seguiteci su questo canale, ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Scriveteci, mandateci i vostri documenti, le vostre lettere, le vostre osservazioni, noi ne daremo conto come di consueto.